a tutti, io sono Erika, la bibliotecaria di Villanova Sulchisi e oggi vi parlerò di una ricetta che ho scovato all'interno di uno dei libri della serie I Diari di Cerise, editi da Panini Comics. Gli autori sono Joris Chamberlain e Aurélie Tellieré. La serie ha vinto in Francia le Prix Jeunesse d'Angoulême 2014 e in Italia il premio Andersen 2016. Cerise ha 10 anni e una fervida immaginazione. Che la porterà a trovare misteri un po' dappertutto. La sua passione, la sua idea è quella di diventare una scrittrice. Vive con la mamma, con cui ha un rapporto sia di amore ma anche un po' conflittuale, e nei suoi misteri coinvolge sempre le sue amiche, Lynn e Erika. Inoltre, un altro aiuto nella vita di Cerise è dato dalla scrittrice, dei Giardini, che le ha anche consigliato di osservare molto bene la gente, di segnare i profili della gente, anche le cose più misteriose che queste persone potrebbero avere, e poi di far interagire i personaggi che crea tra di loro, così da poter creare delle piccole storie. Ed è proprio attraverso l'osservazione delle persone che la nostra protagonista vivrà delle avventure. Uno di questi libri che Cerise ci confida la ricetta dei cookies che prepara con le amiche a casa della nonna di Erika. Quindi è arrivato il momento di lavarsi le mani e passare in cucina. Cominciamo dagli ingredienti: 200 g di cioccolato, di gocce di cioccolato fondente, un cucchiaino da caffè di cannella, poi 80 g di burro ammorbidito, 125 g di zucchero di canna, 150 g di farina, uovo, un cucchiaino da minestra di latte e mezza bustina di lievito. Poi ci metto. Prendiamo il burro, l'80 g di burro ammorbidito e li mettiamo nella nostra ciotola. Poi, subito dopo, aggiungiamo lo zucchero e un cucchiaino di cannella in polvere. Zucchero era 125 grammi. E cominciamo a mescolare. Ora aggiungiamo un uovo. Poi la farina, 150 g di farina, e mescoliamo. Aggiungiamo mezza bustina di lievito, cucchiaio da minestra di latte, e 200 grammi di gocce di cioccolato. Continuiamo ad impastare. E una volta ottenuto un impasto del genere, andiamo a formare delle palline. Le schiacciamo, devono essere all'altezza più o meno di 1 cm, e le adagiamo su una teglia foderata di carta forno. Alla fine dovranno stare in forno a 210 gradi per circa 12 minuti, o comunque controllate sempre il vostro forno. Ed ecco a voi i cookies di Cerise. Fuori, ma morbidi dentro. Arrivederci alla prossima.